Ciao, sono Gabriella qui del baule della nonna a San Benedetto del Tronto. Allora, come state? È arrivato il caldo, eh? E per questo motivo io mi sono spostata perché avevo la postazione del lavoro vicino alla vetrata. Vi potete immaginare il caldo anche con le tende, coprenti, quello che vi pare, ma il caldo d'estate e d'inverno quel vetro diventa gelato. Così mi sono creato un'altra nicchia, cioè alla parte opposta di dove ero. Ho spostato tutto e eccomi qui. Che ve ne pare? È carina? Diciamo che lo spazio più piccolino riesco a gestire meglio la situazione anche quando faccio video. Il tombolo l'ho messo sulla parte sinistra. Poi dopo ve lo mostrerò con calma. Allora, è tanto tempo che voglio fare questo tutorial per le mie simpaticissime amiche che amano molto incollare senza trapuntare, senza fare niente. Eccolo qui, questa scatolina bellissima portalavoro. Io, questo è un riciclo. La scatolina è questa. È quella del Dixon, guardate, delle capsule per la lavatrice. Ce ne sono due tipi, una del Dixon e una del Dash. Questa del Dixon è molto più capiente, la vedete? E poi c'è il coperchio colorato. Infatti questo lo aveva rosso, lo ha rosso e io, siccome poi non possiamo coprire diciamo questa parte, no? Non possiamo incollare niente perché questa scatola si apre, come potete vedere, scusate, si apre e dentro io ci ho riposto tutta la roba che poi serve, le forbici. Adesso io ci ho messo soltanto il filo per farvi vedere. Qui ho fatto una tasca, tutto incollato. Qui io non ho cucito niente, ok? Allora, ricordiamoci la scatolina del Dixon perché si apre così e abbiamo una capienza notevole. E sopra ci ho messo la macchinina con il pannolenci. Ok, andiamo subito a lavorare. Per prima cosa io voglio ricoprire. Dovete prendere delle stoffette che vengono abbinate al colore del tappo. Perché? Perché vi ho detto che questa parte noi la dobbiamo lasciare libera, non la possiamo assolutamente coprire, perché se no non riusciamo ad aprire il tappo della scatolina. Perciò io ho preso adesso questa stoffetta che c'ha sul verde, il rosa e il giallo, mentre qui l'ho messa rossa, vedete? È questa qua. L'ho messa rossa in modo che la rifinitura del tappo non stacchi troppo. Prima cosa, noi appoggiamo il nostro pezzettino di stoffa e prendiamo la misura dell'interno del tappo. Con la matita, noi andiamo a fare questo lavoretto così. Ecco, capito? Che poi noi andremo a ritagliare e ad incollare dentro il tappo. La matita, la penna, tanto qua poi dopo ci mettiamo una rifiniturina, perciò non si vede il segno della stoffa sulla stoffa. E voilà, la ritagliamo con la forbice più grande che faccio prima. Adesso dove l'ho messa non lo so. Mi preparo sempre tutto, poi manca sempre qualcosa, ragazze. Non so se vi succede pure a voi o siete super, super, come dire, organizzate. Io cerco, ma di essere organizzato, non ce la faccio.
Ok. Ce l'ho quasi fatta con la forbicetta piccola. Eccolo. Vedete? Aspettate che metto il video qui sulle mani. Oh, perfetto. Ho cambiato il telefonino, eh? Vediamo se riesco a fare dei video migliori. Se non ci riesco, allora si vede che proprio sono una ciorba. Questo l'ho fatto un po' troppo lungo. Lo rifiliamo. Sapete benissimo che io non taglio mai proprio preciso preciso. Non è nel mio stile, perché ho sempre paura che sia troppo piccolo. E a volte penso che è come se è stata abituata da piccola, no? Mia madre, ah, non fare le cose troppo piccole, e allora cresci con questa teoria del troppo poco. Ok, con la nostra bella colla, attenzione a non scottarvi, eh. Noi andiamo ad incollare, vedete, ho lasciato il pezzo fuori. Attenzione a non incollare l'apertura, perché se no poi dopo la clip non funziona, eh. Non la imbottiamo, non facciamo niente. Io questa non l'ho né imbottita né niente. Ho messo la stoffetta alla meno peggio, come dico io. Perché queste sono cose per divertirci, per creare qualcosa di simpatico e nient'altro. E per riutilizzare queste bellissime scatole, che sono veramente un'opportunità per fare delle cose simpatiche. Ah, ecco la forbice. Mi stava sotto gli occhi. Rifiliamo tutta l'eccedenza. Così. E la rifiniamo tutto intorno. Io ho questa puntina verde. Voi prendete quello che avete. Qui ho utilizzato tutte le stoffette vecchie che c'avevo, tutti i piccoli pezzettini. Potete usare per fare anche prima il panno lench, così non vi si sfila la stoffa e non avete problemi. Ecco qua. Questa rifinitura è un po' troppo intinta, ma questa ci avevo e questa ci metto. Queste sono cose che si fanno con tutti gli avanzi che uno ha, no? Perché se dobbiamo andare a comprare tutto, allora non è più un riciclo. Occhio perché la colla con il caldo. Lo so che voi siete appassionate di colla, io non tanto perché ho certe ustioni sulle mani. Più che ci voglio stare attenta, ma d'estate raffredda molto lentamente e mi frega sempre. Guardate come sta venendo carino. E voilà. Per nascondere l'attaccatura non ci possiamo mettere un bottoncino. Lo mettiamo verde, però tutto sto verde. No, andiamo sul fucsia. Però sto fucsia. Vabbè, va bene questo. Ok. Così, incolliamo le parti che non sono venute bene. Mi sembra che adesso possa andare. Vediamo, si apre la scatola. Sì. Poi con calma togliete tutti questi sfilacci odiosi.
che fa la colla, perché è anche quella più buona di tutti, ma la fa, lo fa. Allora, questa è la scatolina, ve la metto qui così voi vedete. Adesso noi foderiamo il pezzo sotto. Il pezzo sotto io ho preso questa stoffa qui. Cioè questa e l'abbino con questa. Rimango in tinta. Abbino due fantasie. Col centimetro prendiamo la misura del nostro secchietto. Noi lo dobbiamo infilare da qua sotto, vedete? Qui sotto. E che scende fino a, diciamo, un po' sotto la parte inferiore della scatolina. Qui sono 16 centimetri, la vedete? 16 centimetri. Perciò noi dobbiamo 16 centimetri, poi la circonferenza. Prendiamo la parte superiore perché sotto restringe la scatola. Perciò noi prendiamo la circonferenza più un po' di sormonto e sono 65 centimetri. Perciò avevamo detto, se non ci ricordiamo, ce lo scriviamo 16 per 65. Prendiamo la staffa e la tagliamo. Questo è un bel po', cerchiamo di non sprecarla. La tagliamo, vediamo, la misuriamo. Ok, per non sprecarla la tagliamo così, 16, ecco qui, così, prima però di continuare noi misuriamo i 65 centimetri, tagliamo sto bianco. Ecco qua, dobbiamo arrivare qui. Ci facciamo un tagliettino. Questo è meglio che me la rimetto al collo, va. È comodo, però occhio perché le forbici aguzze così vi tagliano i vestiti. Perciò se la volete mettere, però dovete stare attente. Io, siccome sono una distratta, quando poi mi metto a lavorare mi concentro e concentrandomi non riesco sul lavoro, poi dopo non trovo le cose, come avete potuto vedere. Perciò la metto sul collo, tolgo la cimosa della stoffa, vedete? Che brutta. Le cimose vanno levate sempre, qualsiasi lavoro fate, sui vestiti, sulle come si chiama? Perché le cimose poi sulle tende, specialmente quando fate delle tendine di lino, toglietele perché la cimosa ritira e poi dopo non giostrate bene con la cimosa, insomma. Iniziamo da dietro perché così l'attaccatura non si vede. Noi abbiamo detto che la scatola sotto è più stretta, perciò aspettate che adesso prendo una pinzetta, qualcosa per. Io ho queste molle, vedete? Perché adesso vado a mettere la stoffa qui sotto. Vado. Un po' alla volta perché così ve la gestite meglio. Ecco. E non vi scottate, vedete come faccio io? Con la forbice, però dopo la forbice vi si incolla, allora io preferisco. Ok, tiriamola sopra, tiriamola, capito? Così se la tiriamo sopra, sotto viene meno morbida. Ben bene, tiriamola così e incolliamo pure questa zona. Queste scatole qui sono ottime perché sono di plastica morbida. La plastica morbida tiene la colla a caldo, mentre quelle rigide si staccano con gli sbalzi di temperatura, si staccano. Se ce ne mettete troppa si può pure deformare, perciò occhio. Vedete? Agganciamo
tiriamo. Poi, una volta messa sopra, agganciamo pure qui sulla scatola. Tiriamo. Continuiamo. Ok, adesso l'ultimo pezzettino noi lo sormontiamo per non far vedere l'attaccatura. Togliamo tutti gli sfilacci che sono brutti da vedere. Aspettate che ve la metto di qua, così potete guardarla mentre lavoro. Facciamo una piccola pieghetta all'interno, così, e incolliamo. Sempre dal sopra verso il sotto. Ecco qui. Adesso mi è venuta. Siccome sotto restringe, noi che cosa facciamo? Qui facciamo una pieghettina, come quando foderiamo i libri, oppure facciamo dei piccoli pacchetti, vedete? Eccola qui la piega. Occhio alla colla. Prima posizionatela e poi quando si è freddato un po' ci andate sopra con le dita. Tiriamo. Adesso incolliamo la parte centrale. Perciò prima fate gli angoli e poi i laterali. Adesso noi dobbiamo co coprire questa attaccatura, che non è bella così. Noi la copriamo con il pannolence con cui andremo a fare la macchinetta. Io la faccio salmone perché qui sopra il rosa è un po' salmonato, quel rosa baby non mi piaceva, perciò io ce l'ho messa salmone, ok? Allora, prendiamo il pannolence, così, ecco, la scatola la mettiamo sopra il pannolence e prendiamo il segno, questo è più facile del coperchio perché dobbiamo soltanto seguire. E voilà. Ritagliamo. Con il pannolence non sfilaccia niente e non dobbiamo tribolare. Spostiamo. Eccolo. Per non far vedere la matita, non lo mettiamo al contrario. E la incolliamo. Poi rifiliamo. Eccedenza. Comunque è carino, anche se si vede il rosa, vi dà una nota. Di colore. Vedete? E togliamo e copriamo quella brutta attaccatura della stoffa. E voilà.
Guardate che graziosa, sotto ce l'ho fatta rossa, vedete? Come il coperchio. E ce l'ho messa comunque rosa. Salmone. Ok, abbiamo rivestito la scatola. Adesso io sopra ci ho fatto una sorta di tasca. La vedete? Questo è tutto incollato, eh? Eccola qui, la tasca. Che gira dal lato, dai laterali, da un laterale all'altro. Eccola. Allora, prendiamo la stoffetta che ci abbiamo rifinito là sopra il coperchio e tagliamo un pezzettino. Questo quando è alto, andiamo. Prendiamo questo, va. Vedi a che serve? La tasca è alta 8 centimetri. 8 centimetri. Io ho questo pezzetto di stoffa, però la devo fare in doppio. Vediamo se mi basta. Da lato a lato è 26. 8, ci siamo così lunga. Sì, ok. Allora, la facciamo doppia, la mettiamo doppia, in modo che regge un po' di più, perché se no è troppo sottile, ci mettete la roba e si può rovinare. La tasca può cedere. Allora, facciamo così e così. Ok. Vediamo un po'. Anche un po' più alta. Perciò la pieghiamo e la ripieghiamo. Perché mi piace che si vede il contrasto della stoffa sotto. Vedete? Così. Controlliamo. Questo è 7. E la facciamo di 8. Ed incolliamo, vai. Incollate un bel po', così non cede la tasca. Sempre un qualcosa che protegge il tavolo. Rifiniamo i laterali. La posizioniamo qui. La incolliamo dove? Sotto. Qui. Perché qua sopra deve essere libera per poter mettere gli oggetti che ci vogliamo mettere. Perciò cogliamo bene i laterali e il sotto. Vedete, ci ho lasciato la stoffa sotto, così si vede il contrasto. Altra candeletta di colla. Ah. Avete visto com'è veloce? E adesso lo rifiniamo con il nostro merlettino. Io l'ho rifinita sia sotto che sopra. Vai, iniziamo dai laterali. Se ce l'avete, ecco, se ce l'avevo questo rosa salmone era più carino, ma non ce l'ho e certo che non lo vado a comprare. Mi adatto con le cose che ho. E così dovete fare voi. Guardate. Attenzione a quando mettete i merletti, perché specialmente quelli bucati, traforati,
È super ustionante, eh? Continuiamo sopra, giriamo tutto intondo. Questo è un tutorial per gli incollatrici seriali. E in effetti si fa prima, come potete vedere. Anche il fatto di alzarsi, andare a trapuntare, poi ritornare, poi già perdi tempo. Invece qui hai tutto a portata di mano. Ok, l'attaccatura, come al solito, noi la copriamo con un bottoncino. Vediamo, voglio mettercelo giallo. Eccolo qui, giallo. Se richiamiamo un po' il tappo. E voilà, guardate che graziosissima scatola già. Ok, adesso poi con calma togliete tutti questi sfilacci. Rifilate l'eccedenza del panno legge sotto. Per farla proprio perfetta. E facciamo la macchinetta. Io ve l'ho fatta così, in modo che voi prendete le misure. Guardate. Ho preso, cioè, voi guardate il disegno della vostra macchinetta. Io all'inizio l'avevo fatto in un modo sbagliato, cioè questo pezzo qui non ce l'avevo messo. Perciò la macchinetta sopra cioè, mi si muoveva troppo, mentre così è più ferma, la vedete? Perciò il pezzo sotto è 18 cm, è alta 18 cm, è tutto 18 cm, è larga 18 cm. La parte più corta è importante, deve essere solo di 10 centimetri. Io l'avevo fatta più lunga, però mi sbatteva l'ago, mi sbatteva troppo, l'ho dovuta ritagliare, capito? Ripeto, 18, poi voi siete bravissime, le fotografate, le cose, eccetera. 18, dove va messo l'ago, 10, eppure lunga 18, svasa leggermente per dargli questa aspetto un po' vintage, no? E sotto c'è una base che arriva fino alla macchinetta, alla punta della macchinetta dove va infilato l'ago. Ok, io già l'ho trapuntata. Voi posizionate il disegno, questo io l'ho fatto a mano libera, una cosa veloce, insomma. Posizionate il disegno e lo trapuntate con la macchinetta. Se volete lo potete pure incollare, però ho notato che incollare in doppio. Tante volte l'ho fatto in doppio, il panno lance non viene mai bene. Sta colla esce dai bordi, viene un pasticcio. Perciò il panno lance, quando dovete addoppiarlo, specialmente poi imbottirlo, trapuntatelo, trapuntatelo. 2 secondi ci volete. Togliamo le spille. Mettiamo sulla mia, la mia pupazza. Ve la ricordate? L'abbiamo fatto con l'elastico. Una bellissima, questa bellissima pupazza. E voilà. Togliamo questa. Eccola. Adesso noi la imbottiamo velocemente. Vediamo la scatola. Imbottitela un bel po' in modo che rimane bella rigida. Mi toglie questa che non mi serve più. Andiamo veloci, che già sono 30 minuti. E quando imbottite, tirate sempre verso l'imbottitura all'esterno dell'oggetto, ve l'ho detto altre volte. Questa è un'imbottitura ottima perché costa un po' di più, però imbottisce benissimo. Non vi scappa dalle mani. Allora, per arrivare sulla punta, voi usate una matita o la cucchiaretta di legno come faccio io. Let's go.
faccio vedere così. Ecco, ancora è troppo moscia. Noi via, ce la rimbottiamo, se no cede, eh. Vedete come, vedete qua, manca perché fa le grinze. Allora io con la matita, che non riesco con le dita, ci metto l'imbottitura. Anzi, adesso prendo il cucchiaio di legno che è più lungo della matita. Ecco qui. Ecco, vedete? Tirando ai bordi. È importante. Ancora imbottitura. Questo è un regalino per un'amica, bellissimo. È una cosa simpaticissima ed effetto. Ok, allora non lo cuciamo sotto. Perché? Perché se lo cuciamo, vedete, ha poco appoggio sulla scatola. Io molte ho visto che chiudono sta macchinetta e poi ce la mettono così. Ma come tiene questa? Sballonzola, no? E allora noi, zenghete, la mettiamo con la nostra colla. Adesso approssimativamente. Ok. Ancora. Adesso bisogna, prima era presto, ma ora è ora di mettere la colla. Ecco. Eccola qui. Adesso io qui l'ho rifinita, vedete come l'ho rifinita? Non andiamo a rifinire un pochettino qui tutto intorno, ma qui sotto. Ah no, prima ci ho messo i pompon. Ci ho messo questo. Se ci avete, se avete la passamaneria con i pompon, ci mettete quelli. Io la passamaneria non l'avevo, ma avevo questi piccoli pompon, perciò rifinisco la base per non far vedere l'attaccatura e per dargli una nota di colore con i pompon. Guardate che è graziosi. Devo girare verso di me, scusate, se no non vedo. Ecco, adesso ve la rigiro. Cercate sempre di puntarla al meglio, ma se vedete che non ha preso bene la macchinetta, rimetteteci colla e spingete in modo che questa si muova poco. Così non vi faccio perdere tempo. A parte, non è un piacere stare con me? Lo so che ci avete da fare, ragazzi. Io pure quando vedo, guardo i video, cerco sempre, vorrei che tutto finisse subito e imparassi subito. Non è così. E voilà, adesso, dato che pende da una parte, noi, vedete? Ci mettiamo un po' di colla, poi ce l'aggiustiamo come ci pare a noi. Ok, io qui ho messo l'ago delle maglie. Ecco, l'ho messo capovolto, vedete? Così l'ho infilato qui dentro.
E poi qua verrà infilato con, intanto rifiliamo qui, cioè rifiniamo qui intorno alla macchinetta. Soltanto all'interno, giusto così, per dargli un tocco in più. Voilà. Poi io ci ho messo, vedete, si vendono questi rollini così di filo. Adesso ci vado a mettere questo filo verde intorno. Si vendono già questi i rocchettini così piccoli. E lo incolliamo sul davanti così. Facciamo girare il filo avanti così. Ecco, tagliamolo. Poi io c'avevo una perla di un come si chiama? Di un bracciale. L'ho tagliato e voilà, eccola la perla. Adesso facciamo passare per dargli, no? Il volano, come fosse, no, il volano, che cos'è quell'altro, per dove il bocche la bocchetta dove scende il filo. Allora, la perlina, eccola, la infiliamo, la mettiamo qui centralmente, voilà, così incolliamo bene in modo che non stacchi. E poi andiamo ad infilare il lago delle maglie sulla gru nel filo. Così. Qua ci volevano due tutorial per non farlo tanto lungo il video, ragazze, ma queste sono cose che ci vuole tempo a farle. Cioè, tempo. Tempo, un'ora non è tempo. Ecco, e lo blocchiamo qui, così, con la punta di colla. Ok? Guardate che grazioso, con il verde. Leviamo tutta l'imbottitura, leviamo tutti sti ciaffi. Ok? Oh, adesso ci vado a mettere due bottoni. Che bottoni, che colore ci rimettiamo? Verdi, eh. Uno qui. No? E dove va messo la ruota, no? Dove giriamo per mandare avanti il filo. Eccolo qui, che si vede un po' sul davanti. E poi io l'ho messo su quest'altro lato, pure di qua, qui sul davanti, qui. E lo metto pure di qua. Sulla macchinetta noi ci possiamo agganciare, come ho fatto io, le spille. Questo è un portaspille stupendo. Oh, dopodiché, che cosa ci manca? Ah, i bottoncini. Io ci ho messo una fila di bottoncini qui per creare un po' l'atmosfera. E come ci mettiamo? Gialli, 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 gialli. Ecco qui. Ci ho messi tre. Uno. Due e tre. Guardate che graziosi. Poi avevo che cosa?
Sì, un pezzettino di stoffa per creare, perché sulla macchinetta ci sono i punti, no? E poi c'è la marca della macchina. Allora, siccome io ho una Necky e una Brother, ma io adesso scrivo tutte e due Necky perché facevamo prima. Allora, spostiamo questa. Rimettiamo il video sulle mani. Facciamo una semplice targhettina, piccolina, da mettere sopra, no? Così, con i punti della macchinetta, che fa la macchinetta. Lo sto facendo molto particolareggiato sto video, ragazzi. Allora, il trapunto base, lo zigzag, un punto di ricamo che può essere una centinetta, un altro punto di imbastitura. Il punto per attaccare il tombolo e poi l'ultimo facciamo un altro punto di rifinitura, così. E voilà, la vedete? Ve le inventate o poi guardate sulla vostra macchinetta e la posizioniamo qui sull'alto della macchinetta, sulla parte alta. E voilà. Sotto ci mettiamo la marca della macchinetta. Voi ci potete mettere Singer, ci mettete Brother, ci mettete quello che vi pare. Io adesso ci rimetto Necky perché è più corta. Questa la faccio un po' arrotondata sopra. Una targhetta. Per cambiare un po'. Ok. Necchi. Chi saranno? Sono chiusa chiave. Quasi fatto, guardate che graziosa. Oh, allora, ci avevo. Ecco, qua su quest'altra ho messo questi stick, no? Ho trovato degli abitini da incollare. Da incollare, eccoli qui. Adesso ci metto un cappellino, quello che. Questo è giallo e fucsia, carino, a borsetta. Voi ci potete mettere un cuoricino, quello che più vi piace. La pupazza non ce l'ho, però ecco, la borsetta. Vedete, sono quegli abitini che una volta noi, se non se vi ricordate, disegnavamo le bamboline e poi le passavamo sul cartoncino e creavamo questi bellissimi abitini con queste bambole di carta, no? Con delle pecette dietro e agganciavamo. Ma che non ci inventavamo per fare qualcosa? Che tanto i giochi chi te li compra? Te li comprerà nessuno. Ok, ecco qui. Sposto meglio perché vi voglio salutare. Guardate che meravigliose questi porta oggetto per il cucito. Guardate che amore, togliamo tutto. Guardate. Una e una due. Poi ho altre scatole, con quelle ci voglio fare dei portaoggetti per la camera, per mettercelacci dei capelli, non so mai dove metterli, vanno persi, vanno sparsi in tutta la casa. Non sono bellissime? Qui dentro ci mettete il centimetro, le forbicine, i fili da ricamo, quello che più vi piace.
E voilà. Ah, come si chiamano? Le possiamo metterci le spille, che questo è un ottimo montaspilli. Così mettiamo qui, ci fa da puntaspilli. Voilà. Ok, vi ringrazio per l'attenzione, spero che questi video vi siano piaciuti, queste cosine vi siano piaciuti. Vi saluto. Iscrivetevi, mettete vi piace, per questo vi ringrazio, fatemi un po' di pubblicità. Vi mando un bacio, alla prossima. Ciao ciao!